Ciao a tutti, oggi faccio un vlog sul radicchio, ma quale? Non il trevigiano o quello di Treviso, no, 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 facciamo quello sul radicchio di Castelfranco, il radicchio variegato. E questa qui è un'insalata buonissima. Allora, io consiglio prima del consumo di lasciarla almeno mezz'ora nell'acqua proprio bella fredda, perché almeno si croccantizzano bene le foglie, difatti sta già iniziando a croccantizzare. Sono d'altra parte insalate che vengono anche tenute in acqua una volta che vengono raccolte e poi portate verso, diciamo, i mercati quando è il momento, insomma. Bene, cosa dire di questa insalata? È un'insalata che va mangiata a crudo. È un'insalata che è un prodotto IGP, cioè indicazione geografico protetto. Viene coltivato tra le province di Treviso, Verona e Venezia, Padova, diciamo. Ecco, è un'insalata che ha una foglia che assomiglia a quella della lattuga, pur essendo un radicchio. Niente, come dicevo, va consumata crudo. Il sapore com'è? Il sapore è proprio leggermente amarognolo, proprio una puntina di amarognolo. Poi più la lasciate in acqua, più quell'amarognolo scompare. Come cucinarla? No, come prepararla? Allora può essere benissimo mangiata così, da sola, oppure non so, aggiungendo altre verdure, si possono mettere magari le carote, si può mettere un frutto, magari l'arancia, spicchi d'arancia, fettine di mela, frutta secca, le noci magari, ma anche il pistacchio. E insomma, fate un'insalata e la morte sua, bisogna dire, eh. Va bene, allora provatela se non l'avete mai provata. Non confondetela con l'insalata Luisa, perché l'insalata Luisa è variegata, sì, però è un po' più amara e la foglia risulta anche un po' più coriacea. Diciamo, non è proprio lo stesso prodotto. Io preferisco questa. Ok, come avete capito, i radicchi mi piacciono, sia Castelfranco variegato che i suoi parenti che si possono fare cuocere. Vi saluto, se non siete iscritti, iscrivetevi nel mio canale, trovate un po' di tutto e lasciatemi un like, non costa niente. Allora, ciao, buona giornata a tutti e se non avete mai provato questa insalata, la trovate in tutti i mercati in questo periodo, è buonissima, vi raccomando, prendetela. Ciao, ciao, ciao!